Nel Tao Te Ching, un libro piccolo ma significativo compendio della saggezza orientale, conosciuto anche come il classico della via e della sua virtù, vi è un capitolo intitolato Wu Yung, parola che può essere tradotta l'utilità del nulla. Parleremo di questo nulla e della sua impalpabile utilità, tenendo presente il concetto espresso nello stesso libro che dice: l'utilità del vaso è nel suo vuoto, cioè nella sua capacità di contenere. Dal vaso ha una forma preistorica. In una località vicino a Vienna, Willendorf, è stata trovata questa piccola scultura, alta soltanto 12 centimetri. Sembra modernissima, ma risale invece a 15.000 anni fa. È una Venere preistorica, una dea madre, un soggetto diffusissimo in tutta l'Europa e nel bacino del Mediterraneo. Un gran numero di queste rappresentazioni è stato trovato nei templi megalitici, nelle tombe e in grotte. È generalmente accettato che queste sculture fossero degli oggetti rituali connessi con i culti della fertilità. Ne sono state trovate anche in Italia, come a Savignano e ai Balzi Rossi. Spesso accompagnavano il defunto nella tomba, come a completare un ciclo, dalla madre naturale nel momento della nascita alla dea madre nel momento della morte. Avevano un valore magico simbolico universale. Come si può vedere, il viso, le mani, i piedi sono quasi del tutto inesistenti. Sono invece messi in mostra, attraverso le forme rotondeggianti, i valori simbolici che queste dee madri racchiudono: l'idea della maternità, dell'abbondanza, della fertilità. Esse esprimono dunque la sintesi degli attributi appariscenti della donna fertile, della madre, appunto. Esaminando qualcuna di queste sculture è facile capire che le forme non sono la riproduzione della realtà così come l'occhio la vede, ma esprimono un valore concettuale. Esse erano un mezzo di contatto, di comunicazione tra gli uomini. La società di allora, per quanto incolta e primitiva, le accettava, le capiva e ne riconosceva i valori essenziali. Ciò dimostra che l'ignoto sacerdote artista e soprattutto l'uomo della preistoria avevano già superato il piano semplicistico della somiglianza con la realtà ed erano arrivati al livello simbolico, all'idea, cioè, contenuta in quelle forme. In altre parole, l'uomo preistorico era forse, nell'intendimento dell'opera d'arte, più moderno dell'uomo contemporaneo. Anche oggi l'uomo primitivo, che pensiamo più vicino a quello preistorico, ha un grande senso della bellezza e un naturale senso estetico. Queste decorazioni facciali sono particolari che solo qualche raffinato, fantasioso e colto artista della nostra civiltà può inventare. Le cose che l'uomo indossa, l'accostamento dei colori, le forme, sono molto vicine alla creazione del grande stilista, quando questi non abbia addirittura preso ispirazione dalle forme primitive. Come spiegare tutto questo? Forse l'uomo preistorico era più semplice, viveva più in sincronismo con la natura, conosceva molto meno e, come un bambino, riceveva l'immagine con la mente più aperta e ricettiva. L'uomo di oggi è colto in maniera falsa. Sa enormemente di più, ma non ha la vera conoscenza. Si ferma spesso all'apparenza, ad un livello superficiale, e difficilmente distingue i concetti più profondi e più veri che l'oggetto, la forma,
contengono. Egli sa troppo e sa male. È distorto dalla realtà che tutti i giorni gli viene mostrata attraverso i mass media ed ha paura del nuovo, dell'insolito. La sua razionalità ha condizionato la sua semplicità e la sua sensibilità. Anche nell'arte, quindi, i valori profondi non sono riconosciuti. Il grande artista, attraverso la forma, esprime concetti. L'artista di tutti i tempi va sempre al di là della forma. Esaminiamo con attenzione alcune opere dei grandi del passato e cerchiamo di scoprire i valori concettuali che esse sottendono. Cerchiamo di portarci mentalmente oltre la forma. Nelle icone tutto è misticismo. Le forme, sempre le stesse, ci conducono in un mondo trascendente. Michelangelo esprime la grandezza dell'uomo, la sua forza. Nei Prigioni la figura è quasi inesistente, è un pretesto. Questo Mosè è il simbolo stesso della potenza e del destino drammatico dell'uomo, della sua solitudine. Pier della Francesca è, come pochi, su un piano superiore alla realtà. È su un piano metafisico, in cui l'uomo, perfettamente stabile, si erge maestoso. Questo uovo appeso ad un filo, sospeso in uno spazio rarefatto, è irreale e simbolico. Leonardo vuole, al di là della forma, ricreare l'enigma, il mistero dell'ambiguità. Le due donne sono madre e figlia, ma sembrano lo sdoppiarsi della stessa persona. Cimabue non vuole forse rappresentare con questo Cristo un uomo che ha trasceso la morte e che si trova ormai in un contesto di simbolo mistico? Facciamo ora un salto nel tempo e portiamoci tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del XX secolo. È facile accorgersi dell'avvento di un nuovo modo di dipingere e di osservare la realtà. L'uomo e la natura sono mostrati in maniera diversa e poco realistica. Questi artisti, a loro apparire, non furono capiti e addirittura guardati con ostilità. Anche la loro pittura, la loro ricerca, vuole darci dei concetti, delle sensazioni. Esprime, nell'impressionismo, la gioia di vivere, la bellezza della natura all'aperto. Nell'espressionismo, le difficoltà esistenziali, le tensioni dell'uomo. La frantumazione dell'oggetto, in modo da abbracciarne la totalità, nel cubismo. La velocità, il movimento, nel futurismo. Altre correnti esprimono altri concetti astratti, altri stati mentali. Senza entrare nel merito dei valori tecnici e formali, sia il grande artista del passato che quello di un periodo più recente sono, pur usando forme e tecniche diverse, distanti allo stesso modo dalla realtà. Sia l'uno che l'altro hanno cercato di astrarre, di trarre cioè concetti essenziali ed universali da verità sensibili e reali. Al Museo del Prado vi è una sala dedicata agli ultimi dipinti, quelli famosi della Quinta del Sordo, del Goya. Non sono forse espressione di una dolorosa esperienza di vita? Non è forse la stessa tematica, lo stesso dolore di cui è impregnata la ricerca espressionista? In quello che abbiamo visto finora, la realtà, pur essendo un pretesto, esiste ancora. All'inizio del XX secolo, invece, l'artista ha scoperto che quei concetti, quelle forze,
potevano essere rappresentate senza inserire nemmeno in parte la realtà. È la possibilità di astrarre portata al suo estremo limite. Le tele, le opere, diventano dei campi di forze. Ruoli più importanti giocano le linee, i colori, le luci. È certo che gli artisti sapevano perfettamente quello che stavano facendo. Ci sono scritti molto esplicativi di chiarificazione, specialmente di Kandinsky, di Malevich e di Klee. Questi, per esempio, sono appunti stesi da Klee per i suoi allievi e mostrano gli studi sulle forze in gioco, sugli equilibri e sul peso dei vari colori. L'equilibrio o la mancanza di esso, la forza, la tensione, la poesia, vengono mostrati nelle loro vere essenze, senza il tramite della figura. È stata una grande scoperta. Storicamente, il primo acquerello astratto è del 1910. Le circostanze erano mature per l'avvenimento. Il passaggio all'astrazione è aiutato dalle grandi scoperte scientifiche, ottiche, dalla conoscenza più approfondita del micro e del macrocosmo e dal più stretto contatto con l'arte negra e primitiva. Sono anche il simbolismo e l'art nouveau, il fauvisme e il cubismo ad alimentare la ricerca astratta. E già dall'inizio si delineano i due filoni che la caratterizzano: quello emozionale, influenzato dalla musica e dalla psicologia, e quello razionale, influenzato dalla scienza e dalla semplificazione delle forme. Da allora in poi l'artista ha via via esaminato tutte le possibilità, ha usato i materiali più disparati, i giochi mentali più raffinati e a volte apparentemente stravaganti. Non è possibile esaminare una per una tutte le correnti che si sono succedute, né ciò è importante in questo contesto. Importante è invece capire che da allora in poi si sono rappresentati concetti astratti senza la mediazione della figura. Si è così scavalcato il primo e più semplice livello per passare direttamente agli altri, più concettuali. Seguendo di volta in volta la razionalità oppure il sentimento, si sono avute esperienze estetiche esaltanti. Esaminiamo i significati di qualcuna di queste opere astratte. Kandinsky, usando macchie, punti, segni curvi o lineari, costruzioni geometriche colorate, crea equilibri e ci dà sulla tela un sistema di forze ed una via d'uscita dalla meccanicità della civiltà industriale. Usa forme connesse con tale civiltà, ma ce ne mostra anche con poesia e positività la bellezza estetica. Mondrian, usando le forme più semplici della geometria elementare, cioè la linea e la superficie colorata, spinge la razionalità, l'ordine, all'estremo. La forma è fine a se stessa, è l'ordine stesso. In un certo qual modo Mondrian è drammatico nella sua ricerca di ordine. Burri compone materiali semplici. I materiali sono strappati, vecchi, scoloriti, ma la composizione è sempre razionale e poetica. Burri è positivo, poiché ordina, valorizza. Fontana invece distrugge. Egli prepara con cura la tela, la colora in maniera perfetta, poi in un sol colpo la distrugge. È un gesto negativo, ma attraverso il gesto va oltre, alla ricerca di una verità. Pollock scarica una tensione interiore in maniera violenta. È una tensione che questa civiltà ha accumulato in lui. È la liberazione attraverso l'atto. Abbiamo visto le opere di Pollock.
Questa è un'opera di un espressionista dell'inizio del Novecento. I due artisti, con mezzi diversi, esprimono la stessa tensione. Sono spinti dagli stessi motivi interiori ed usano la pittura come gesto di liberazione. Entrambi arrivano alle forze, ai concetti che sono al di là della figura e della forma. Ecco un altro confronto. Cézanne, con la sua visione colorata e ordinata, e Mondrian. I due conducono la stessa ricerca, la stessa idea della vita li accomuna. È vero, queste manifestazioni, questi nuovi modi di esprimersi, sono forse troppo intellettuali. Ma bisogna considerare che si è elevato il livello intellettivo, sono aumentate le capacità mentali dell'uomo. Purtroppo, il comune fruitore dell'opera d'arte fa fatica a staccarsi dal reale e dal condizionamento di tutti i giorni. Ha difficoltà a lasciare l'apparenza esteriore per una più profonda interiorità. Il suo vero problema è la non conoscenza di sé e dell'essenza delle cose. Ancora oggi, dopo tanti anni dalla nascita dell'astrazione, non l'accetta, poiché l'astratto elimina la figura, per lui unica certezza. Un metodo per capire, per accostarsi al mondo al di là della forma, è questo: non rifiutare nulla a priori e sforzarsi di guardare più in profondità. Non si raggiungono obiettivi senza sforzi, anche se non è facile liberarsi dalle convenzioni ed avere una propria indipendenza di pensiero. Ritornando al Wu Jung, è chiaro che il senso dell'utilità del nulla sta ad indicare che ha grande importanza ciò che superficialmente non si vede. L'arte non è riproduzione della realtà. Molti grandi pensatori sono convinti che una rappresentazione dell'assoluto è possibile solo in termini simbolici. Come abbiamo visto, anche esaminando alcune opere preistoriche, la lontananza dal reale sottende concetti archetipici e universali. Infine un consiglio. Cerchiamo di avere una mente aperta. Avere la mente disposta ad imparare è come avere a nostra disposizione in ogni momento una tazza in parte vuota, poiché, come dice ancora il Tao Te Ching, non è possibile versare dell'altro tè in una tazza già piena fino all'orlo. Cerchiamo di non dare spiegazioni troppo logiche, di non guardare alle case, agli alberi, alla donna o all'uomo, ed anche alle linee, alle superfici e ai volumi, con una mente troppo razionale, ma osservandone i significati nascosti, l'essenza. Un grande saggio tantra dice: chi si aggrappa alla mente non vede la verità che sta oltre la mente. Per conoscere bisogna tagliare di netto la radice della mente e nudi guardare.